esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Bentornati, bentornati. Dopo un anno riusciamo a fare una live, una registrazione insieme, insomma, perché stavamo diventando degli ologrammi, no? in questa cosa. Questa settimana la puntata si chiama Sfruttati e Malpagati, sottotitolo Lotta di classe, direi. E cominciamo intanto ricordando proprio oggi, stamattina presto, quando noi stiamo registrando questa puntata, è arrivata la notizia terribile della morte, dell'assassinio di un sindacalista, Adil Belakdim, nel Novarese, in un picchetto, un sindacalista del Sicobas, nella logistica, dove le lotte sono molto dure ed è durissima la repressione padronale. Sono stati picchiati dei lavoratori. Oggi, appunto, è successo questo dramma con un camion che ha forzato il picchetto e ha investito una serie di lavoratori in sciopero, di sindacalisti, uccidendo Adil. La solidarietà, certo, totale, ai lavoratori in lotta, al Sicobas e alla famiglia di Adil. Purtroppo non è un caso isolato. Negli ultimi anni, diciamo, la repressione si è accanita su quei sindacati, in quei settori dove le tensioni sono più forti da un punto di vista di guadagni, come il settore della logistica. Quindi di qualche giorno fa questa notizia di a un picchetto che arrivano i picchiatori con le mazze. Siamo sembrati tornati all'Ottocento, oppure a una situazione molto statunitense, esatto, ecco, una roba di Pinkerton che arrivano e attaccano. Esatto. Detto questo, Marco, mandiamo subito in sovraimpressione due articoli di giornale, due chicche di queste ultime settimane. Allora, questa è la prima. Non si trova personale, i ristoratori che dopo la chiusura e il lockdown ricominciano, hanno cominciato questo leitmotiv ormai da settimane che la gente non ci vuole andare a lavorare, c'è poca voglia. Stanno tutti sul divano, il mitico divano. E l'altro articolo è questo qui. Per chi non lo conoscesse, questo è un rampollo di casa Barilla. Esatto. Dove c'è Barilla c'è casa. I soldi ha fatto il nonno, non è il padre né lui che pontifica in questa maniera. E tra l'altro il rampollo di casa Barilla, mentre chiede ai giovani di mettersi in gioco, che significa poi un linguaggio, ecco, anche qui un po' da fake news, guadagnare poco e lavorare tanto, chiede allo stesso tempo soldi allo Stato, perché lui poverino, cioè, non c'ha bisogno, quindi vive questa sorta di dicotomia. Che razza contessa, avrebbe, esatto, detto qualcuno una cinquantina d'anni fa. E allora, perché vi abbiamo fatto vedere questi due articoli? Perché sono proprio paradigmatici rispetto all'attacco che il sistema economico di un italiano e una parte del sistema politico sta facendo nei confronti del reddito di cittadinanza in primis. Questo istituto che non è perfetto, l'abbiamo detto, non è perfetto, che però, diciamo, a fronte di una situazione di povertà, ricordiamo i dati dell'Istat di qualche giorno fa, che aumento secco di 1 milione di poveri. Povertà assoluta, quindi parliamo di persone che non riescono a tenere il pranzo con la cena, il reddito di cittadinanza ha comunque aiutato una fetta di popolazione, diciamo, non indifferente. Però padronato dice che non è abbastanza, Marco. No, perché sai, se questi prendono 600-700 euro dallo Stato e poi non vengono a lavorare per 500 o anche per 800, perché indubbiamente non lo farei manco io, giuro che non lo farei. Sì, anche perché dobbiamo sfatare sto mito, cioè non è che dici sì, vabbè, impari il mestiere. Parliamo di andare a fare il cameriere, di andare a fare il bagnino, che sono, per carità, lavori dignitosissimi, ma non ci veniamo a raccontare che stiamo facendo, diciamo, stiamo imparando il mestiere del mondo. Ho letto su un articolo, su un'intervista sul Corriere della Sera di un tal Antonio Intiglietta, un imprenditore nel settore agricolo e della ristorazione, che dice: il lavoro è occasione di espressione del sé. E non è solo un problema economico. Allora,
insomma, se io faccio il cameriere forse è un problema economico, cioè non è che mi realizzo nel star portare piatta a quello a quell'altro e senti quello che dice è scotta, è cruda, cioè francamente non prendiamo in giro, non stiamo parlando dell'apprendistato artigianale, stiamo parlando di filiere, come quella agricola, raccogliere i pomodori. No, è una realizzazione del sé, ma io ci metterei il signor Intiglietta a raccogliere pomodori. Allora, Marco, tu hai parlato di raccolta dei pomodori e con questo incipit andiamo poi al punto del problema. Qual è il punto del problema? È che se vogliamo i pomodori che costano 2 euro al chilo, 1 euro al chilo, in questo euro al chilo ci sono le tasse, i contributi, i lavoratori che raccolgono i margini del negozio, eccetera. L'imprenditore che giustamente, insomma, il fair share si dice in inglese, no? Esatto. Il minimo. Quindi il problema forse sta lì, no? Esatto, noi abbiamo un sistema in Occidente e questo è uscito fuori con forza anche in America, no? Perché da noi si parla del reddito di cittadinanza, l'attacco è quello, ma in America stavo leggendo che 25 governatori repubblicani stanno tagliando i sussidi con lo stesso principio, dicendo ecco i sussidi poi non vengono a lavorare e i lavori stagionali e soprattutto adesso dalla fine del Covid, quindi la ripresa, tutti i fomentati come direbbe mio figlio con un linguaggio moderno, e non hanno dei problemi e non trovano personale. Allora, se noi abbiamo costruito un sistema in cui è una sorta di gatto che si morde la coda, no? I prezzi devono essere bassi nel supermercato, i pomodori o le ciliegie, tu produci e vendi merce a prezzi molto bassi, questo significa salari di merda. Perché la cosa non regge. In più, questi salari di merda non sono così economici per l'imprenditore, no? Anche in situazioni corrette, noi siamo a conoscenza di alcuni imprenditori in Italia, a Roma nel caso particolare, che ci raccontavano un gran problema perché io sto cercando i camerieri, li vorrei mettere regolari con il salario regolare, che si parla di 1.300 euro al mese, no. Per diciamo, far cameriere che è un lavoro duro. Allora, diciamo una cosa, perché l'altro giorno in televisione italiana si sono sentite delle cose che non stanno in terra, cioè qualche imprenditore che dice di questi camerieri che guadagnano 2.500 euro netti. Cioè, ragazzi, non è così, il minimo sindacalmente sono queste 1.300 euro. Quindi, ecco, allora in queste situazioni ha delle difficoltà perché la gente gli dice no, preferirei a nero, visto che l'Italia è un paese marcio da questo punto di vista, ed indubbiamente l'imprenditore più di quella cifra non può dare, anche perché se lui per pagare un salario di 1.300 ne tira fuori 2.500, diciamo, su per giù, per ogni lavoratore. Allora, però siamo in un paese dove ogni volta che qualcuno, anche qualcuno di improbabile come Letta, si alza la mattina e dice forse bisognerebbe tassare la tassa di successione, alzarla, le rendite, una patrimoniale, no, ci stanno i bolscevichi, no, niente. Allora, nel nostro paese, ma non solo, occorre chiaramente spostare la pressione fiscale dal lavoro come oggi alla ricchezza, al patrimonio, chi ha paga, e ridurre la pressione fiscale sul lavoro. Diciamo così, magari spende lo stesso, però il salario che arriva al lavoratore è più decente. Ora fammi una lancia nei confronti di chi si propone in nero, al di là del, insomma, che l'Italia è un paese un po' così, c'è da dire anche una cosa: negli ultimi 30-40 anni, Marco, noi l'abbiamo detto tante volte, il mantra è stato scordatevi questa pensione, perché la pensione badremo mai. Quindi, cioè, se tu entri, diciamo, a 30 anni nel mercato del lavoro, devi fare almeno 40-45 anni di contributi, cosa che non succede mai, significa che 75-76 anni, quindi
oggettivamente questo contratto che mi versa i contributi alla pensione, oggettivamente non i servizi continuano a peggiorare. Quando soprattutto a sud hai bisogno di un dottore, comunque ti devi rivolgere al privato e devi pagare. Quindi è il sistema che a un certo punto mette davanti il cittadino a dire ma scusa un po', ma perché io devo versare? È comunque egoistico, però voglio lanciare una freccia in quella direzione, perché se vivi a sud e il ristoratore ti vuole magari pure pagare e tu comunque non hai il minimo di servizio, a un certo punto è la legge della giungla della sopravvivenza, dici guarda io a nero mi prendo il reddito di cittadinanza da una parte e c'ho una serie di vantaggi, tu mi dai un altro pochino e così vado avanti. Cioè è brutto, è bruttissima come situazione, perché crea un solco anche per il futuro, perché ricordiamo che le pensioni, i contributi che versiamo oggi non è che ce li riprendiamo noi, paghiamo le pensioni a chi oggi è in pensione, quindi cioè, non è un discorso un po' delicato, però è la situazione che si è creata con 30 anni di questo schifo di messaggi. È un meccanismo generale, no? Questo qui, come il meccanismo dei prezzi bassi, dobbiamo mantenere i prezzi bassi e per mantenere i prezzi bassi siamo obbligati, tra virgolette, a fare salari molto bassi. E in America, dove questo fenomeno è ancora più ampio, sono moltissimi anni che alcuni sociologi hanno studiato il fenomeno dei working poor, cioè i lavoratori poveri, cioè gente che lavora regolare, segnata, tutto quanto, e non ci arriva alla fine del mese con quei salari, due lavori, tre lavori per riuscire a mettere insieme uno stipendio dignitoso. È un po' quella la direzione in cui ci stiamo muovendo. Marco, direi che a questo punto io sottolineerei due cose. L'importanza di uno strumento come il reddito di cittadinanza. Brutto, fatto male, con mille imperfezioni, ma comunque cerca di mantenere la corsa al ribasso. A un certo punto c'è una riga che se tu mi dai, e poi non è vero che sono 700 euro, la media delle contribuzioni di reddito di cittadinanza sono 424 euro, quindi significa che questi ristoratori e questi balneatori, lo stipendio è più o meno 500 euro, non 700, non 800. Okay? Questo, e significa anche che quei cretini che dicono la gente in realtà con reddito di cittadinanza ci vive tranquillamente. Io vorrei capire dove si vive con 500 euro, perché, insomma, che poi se lo fai anche familiare può arrivare a 600, 700, ma non si arriva più di la famiglia. Esatto, esatto. L'altra cosa è che in Italia c'è un dibattito da anni che contrappone spesso anche i sindacati maggiori, è che è quello del salario minimo. Cioè il salario minimo potrà sicuramente forse anche portare chi oggi guadagna tre volte, ma ammesso che esista che guadagna tre volte il salario minimo in certi settori, però metterebbe una riga, una barriera verso delle situazioni dove oggi si parla di 2 euro l'ora, 3 euro l'ora, perché di questo si parla in Italia. E la cosa che mi ha fatto rabbia e un po' ridere di rabbia, l'ex senatore Ichino, no? Il campione del welfare state, che vuole fittiziamente reintrodurre le gabbie salariali, perché dice no vabbè, reddito minimo sì, però dai, deve essere 6 euro in Sicilia, deve essere 8 euro in Lombardia, deve essere 9 euro in Piemonte, perché il costo della vita, tornando esattamente a 50 anni. Almeno a 50 anni fa, dove il tentativo è stato quello che a mansione uguale, salario uguale, indipendentemente da dove tu ti trovi a farlo. Quindi, no, in questi giorni devo dire che si è sentito di tutto, compreso degli scienziati che hanno detto chi c'ha il reddito di cittadinanza, gli offrono un lavoro da 500, loro prendevano 600, è lo Stato che deve mettere 100 euro. Cioè, quindi lo Stato paga al posto del datore del lavoro un salario di merda, perché stiamo parlando di quello. Cioè, poi però no, è assistenzialismo. L'assistenzialismo è quando i soldi vanno al lavoratore, quando Barilla non è assistenzialismo. Quindi c'è questa dicotomia, questi liberali che sono liberali a giorni alterni, insomma la politica italiana ha dato il meglio di sé in queste settimane. Noi oggi siamo particolarmente avvelenati. Esatto, se vede proprio che siamo un attimo così. Quindi direi che possiamo chiudere qui questa puntata, dove abbiamo, insomma, cercato di
alzare un po' di polvere da questa situazione. Condividete con i vostri contatti questo video e azzarderei. Viva il divano, viva il reddito di cittadinanza. E se qualcuno ha qualche esperienzina che vuole condividere anche in privato, eccetera, fatecelo sapere, perché penso che le esperienze che uno vuole condividere sono sempre importanti, sì, per capire un po' qual è la situazione. Quindi grazie ancora e alla prossima settimana. Ciao.